Crisi finanziaria. Il comune di Agrigento vende i gioielli di famiglia. Ad Agrigento l'acqua è davvero poca, ossia scarseggia, e la papera non galleggia. E non solo in riferimento alla crisi idrica, martellante e perdurante. Anche le casse di Palazzo dei Giganti sono nell'occhio del ciclone della siccità di moneta. L'epoca dei finanziamenti a pioggia si è conclusa da tempo. Pochi fondi, spesso in ritardo, bagnano il deserto degli uffici di ragioneria. Tante piante sono già essiccate, altre sono state tagliate nei bilanci di previsione. Sì, perché, come si suol dire, usuverchiu rumpi a pignata e ucuperchiu. Il troppo, se concesso, rischia di provocare l'esplosione dei conti, il mancato pareggio, il dissesto finanziario. In termini tecnici di età tremontiana si tratta dello spettro dello sforamento del patto di stabilità, incubo e spada di Damocle di sindaci e presidenti di provincia. Al comune di Agrigento è stato appena quadrato il cerchio infuocato della contabilità e la tigre delle entrate e delle uscite è saltata dentro senza incendiarsi. Adesso il domatore, il sindaco Marco Zambuto, corre verso il futuro. Sempre in salita, però, sudore e fatica e tanto sacrificio, fino a sacrificare anche i gioielli di famiglia, il patrimonio immobiliare di Agrigento, la vendita di alcuni beni. Obiettivo: recupero liquidità. Siamo riusciti a pagare i debiti, ad assicurare tutti i servizi, ora dobbiamo guardare avanti per riuscire, ripeto, ad asfaltare le strade, a mettere l'illuminazione, a dare tutti i servizi che questa città aspettano. E questo lo possiamo fare solo se all'interno della prossima bilancio mettiamo un'operazione grossa di vendita immobiliare per riuscire, ecco, ad avere liquidità che ci riesce a dare alla città questi servizi. Adesso la domanda sorge spontanea, il nodo cruciale: quali sono gli immobili che il sindaco e l'amministrazione comunale intenderebbero vendere? Abbiamo fatto già tutto il piano e l'inventario immobiliare con l'ufficio patrimonio. Lavoro che non era mai stato fatto, e oltre a svariati, ecco, terreni che non erano mai stati riconosciuti e quant'altro, io sto guardando con attenzione, veramente con attenzione, per esempio alla presenza al Via della Vittoria della scuola Lauricella, al Palazzo dei Filippini, al palazzo, all'ex boccone del povero, insomma, dobbiamo necessariamente guardare a tutti quegli immobili che abbiano un valore nel mercato, perché solamente così, ecco, possiamo riuscire a dare quella marcia in più che può riuscire a dare alla città, ripeto, servizi essenziali, parlo di servizi essenziali, oltre a quell'azione di programmazione che, ripeto, che già è in atto. Grazie alla partecipazione ai bandi della Regione Siciliana, gli unici due bandi che sono usciti, stiamo partecipando.